Il percorso di questo progetto dipende quante ore ha, però cercherò di farlo in un modo molto rapido. Io vengo dalla tradizione dei fotografi di strada, se vuol dire dove ci fotografo esseri umani. Dopo Sans-Papiers, l'ultimo libro che feci prima di questo, era tutto attorno gente di Roma e gente di Palermo. Non sapevo cosa fotografare e ho voluto fare un itinerario attorno all'acqua. L'acqua perché l'acqua, sì, forse questa non era quella foto giusta, ma e attorno all'acqua e attorno a tutto quello che è in transito, che è in evoluzione. Lo chiamo evaporations perché c'è un'evoluzione, l'acqua passa da solido, da solido passa alla cosa effemera e si ricrea. E il tragitto, e poi volevo andare in giro nel mondo e catturare queste cose che non erano permanenti, che erano sempre in evoluzione. Per esempio qui abbiamo una stazione e abbiamo un uomo in un treno che è fermo. Dove va? Va da qualche parte o forse ha solo trovato rifugio lì?